Lucia, quella dell'altra sera. Cara Lucia, buonasera, benvenuta. Ci ricordi da dove chiami, gentilmente? Da Candirella. In provincia di? Coriglia. Ah sì, Cosenza, è vero. Ok, grazie cara Lucia, scusami. Come va, tutto bene? Sì. Prego Lucia, prego, volevi chiedere qualcosa? No, ho chiamato per fare i complimenti al cuoco. Troppo buona, signora. Sì, è veramente molto bravo, vero? Hai visto quanti primi sta facendo? Sì. Va bene Lucia, grazie, noi ti ringraziamo perché hai voluto chiamarci, perché ci stai seguendo e ti invitiamo a seguirci fino alla fine, va bene? Sì, da qualche sera che dicevo con mia nonna. Ah, benissimo. Come si chiama tua nonna? Lucia. E mandiamo un bacio, come te, giustamente. Tanti auguri per il 13. Per il 13, per l'onomastico. Tantissimi grazie. Auguri a tutte e due. Mi voglio fare anche gli auguri perché domani è anche il suo compleanno. Auguri, nonna Lucia. Doppi auguri, nonna Lucia, doppi auguri. Doppi auguri, va bene. Grazie. Un bacio e tantissimi auguri. Ciao Lucia, continuate a seguirci. Ciao, grazie. Prego Antonio, cosa stiamo per fare? Stiamo per friggere le melanzane. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parlo? Buonasera signora. Buonasera, sono Maria da Catanzaro. Maria da Catanzaro, buonasera, benvenuta. Grazie, volevo fare una domanda al cuoco. Anche due signora, sì. Sono a sua disposizione. Sì. Grazie. Allora, volevo sapere se al posto del salmone affumicato si poteva mettere il salmone fresco. Può anche metterlo, signore, va benissimo lo stesso. Ha bisogno di un minutino di cottura in più. Ah, ma non lo devo scaldare prima? No, signora, basta che lei il filetto di salmone fresco o la trancia di salmone fresco deve levare la buccia e tutte le lische, signora, però. Deve stare molto attenta ad estrarle una per una, poi lo può tagliare a quadrettini o a striscioline e usa lo stesso sistema che ho usato io per il salmone affumicato, nel senso che lo fa soffriggere appena appena, scottare col salmone affumicato. Se è tagliato piccolino non ha bisogno di una cottura lunga. Ho capito, va bene. Un'altra cosa. Mi dica signora. E invece del caviale di sopra cosa si può mettere? Possiamo usare la bottarga, signora. Bottarga di tonno. Bottarga di tonno. E si trova, diciamo, in qualche supermercato? E più che altro in una pescheria ben fornita, signora. Ah, ho capito. Va bene. Va bene, grazie. Si figuri, lo vendono, signora. Anche in scatola, la sì, lo vendono anche... Nel supermercato? Sì, nei supermercati, nei vasetti di vetro. Va bene, si trova pure nei vasetti di vetro. Sì, signora. Nei supermercati, signora, sì. Va bene, grazie. Si figuri, signora, buonasera. Una buona serata. Grazie, signora, arrivederci. Buonasera. Grazie, buonasera. Intanto stiamo per friggere le nostre... Stiamo per friggere... Ma diventa piccante poi il sugo. No, assolutamente, mangio. Se non buonasera. Si rompe no. Buonasera. Buonasera, se non gli si rompe no. No, gli dà solamente l'aroma. Solo l'aroma, benissimo. Buonasera, benvenuta, con chi parliamo? Con Martina. Cara ciao, Martina, ciao, quanti anni hai? 9. È grandissima. Martina, da dove ci chiami? Da Crotone. Cara Martina da Crotone, ciao, benvenuta. Prego, cosa ci volevi dire? C'è un pecorino a Crotone. Ci complimenti al fuoco. Grazie Martina, sei molto carina, molto... Ti piacciono i piatti che sta cucinando il nostro cuoco questa sera? Sì. Brava Martina, senti, volevi farci qualche saluto? Sì, saluto a tutti i miei familiari. Va benissimo, cara Martina. Allora noi ti salutiamo e ti invitiamo a seguirci sempre, va bene? Sì. Va benissimo, grazie cara Martina. Un bacio a te e a tutta la tua famiglia, va bene? Sì, grazie. Ciao Martina, ciao. È già acceso questo qui a 9, ecco, bravo. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Regia dal suo posto. Non sento regia, gentilmente, magari ci alziamo un po' la telefonata, pronto?
No. Simone? Sì, buonasera, con chi parlo? Sono Elvira, come stai? Ciao, buonasera, Elvira, signora. Ciao, tutto bene? Come va? Tutto bene? Hai visto che bravo il nostro Antonio questa sera? Sì, sì. Guardi, ti faccio tanti auguri. E poi, senti, hanno parlato del tuo programma. Purtroppo mi è dispiaciuto tantissimo. Non ti preoccupare, cara Elvira, noi siamo qui più forti che mai, cara Elvira. È un programma sentito da tutti e sono molto contenta, guarda. Grazie. Per te, perché sei una ragazza stupenda e dolcissima, e ti faccio tantissimi auguri a te e a tutti i chef. Grazie, signora, gentilissima. Grazie, io ringrazio tutti gli chef, professionisti e non, che di sera in sera si avvicendano qui a MasterChef. Non ci preoccupiamo di null'altro, vero, cara Elvira? Certo. Ecco. Sono contentissima. Grazie, cara Elvira, tu sei molto gentile, grazie. Ciao Elvira. Ciao, altrettanto, grazie. Un bacio. Hai visto, la gente poi si preoccupa, ma non devono, vero? Assolutamente no. Non bisogna preoccuparsi di nulla. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parlo? Sono Giuseppe di Catanzaro. Ciao Giuseppe. Quanti anni hai? 11. Ciao Giuseppe, buonasera, benvenuto, come va? Tutto bene? Sì, bene, sto chiamando per mia nonna, seguo sempre il vostro programma. Ah, come si chiama tua nonna? Rosaria. Cara Rosaria, ciao. Nonna Rosaria, buonasera. Mandiamo un bacio a nonna Rosaria, allora, va bene Giuseppe, ma dov'è, vicino a te? Sì. E ce la passi un pochino, vediamo se vuole parlare con noi o si vergogna. Ok, sì, sto ridendo. Va bene, Giuseppe, bravo che hai fatto l'uomo di casa e hai chiamato tu per la nonna, va bene? Ok, me la passo. Grazie mille, ciao Giuseppe, ciao. Ciao. Nonna Rosaria, nonna Rosaria, buonasera, buonasera. Benvenuta. Buonasera. Ma che ometto che avete in casa? Avete un ometto in casa proprio? Mio nipote. No, che carino. Ma è non ho dato manco una puntata. Ma cara signora, è la prima volta che ci chiama? Io sì. Oh, che bello, questa sera con suo nipote ha voluto chiamarci, noi siamo molto contenti. Cara signora Rosaria, ha visto quanti primi diversi che siamo... Mi piace stare la cucina, ma io non è che non faccio una cucina, però mi piace parecchio. Grazie, perché la rilassa, si diverte con noi, un sorriso lo strappiamo ogni tanto. È un calma, dico. E magari le dà qualche suggerimento anche. Cara signora Rosaria, col nipotino Giuseppe, noi vi mandiamo un grande bacio. Due baci. Complimenti, la trasmissione. Grazie, siete grazie, molto signora, gentili. Grazie Rosaria, un bacio, arrivederci. Arrivederci. Nel frattempo, che le nostre melanzane friggono, sì, andiamo a mettere gli spaghetti. Gli spaghetti, e diciamo pronto, e diciamo, vedi che però è vero che lo dico, e diciamo pronto. E diciamo pronto, ridiciamo. Con chi parliamo? Buonasera. Pronto? Sono Eugenio. Eugenio? Sì. Da dove ci chiami? Da Monopoli. Da Monopoli. Pianopoli. La provincia di Cosenti. Conflenti? Sì, Cosenza. Ah, Cosenza, va bene. Quanti anni hai? 7 anni. Un altro metto di Un casa. Un altro metto di casa. Ciao, come stai? Mi ripeti il nome? Eugenio Bertofonte. Oh, Eugenio. Ciao, caro Eugenio. Come stai? Tutto bene? Sì. Ma ci segui spesso tu? Oh, ma che bravo! E chi è che ti fa vedere il programma? La mamma? Sì. Ah, la mamma. Come si chiama la tua mamma? Virginia. Vediamo? Ripeti? Virginia. Egidia. E mamma Egidia vuole parlare con noi? No. Si vergogna? Signora. Prendi complimenti. Ci fa tanti complimenti. Allora facciamo una cosa. Seguite insieme i nostri piatti e di alla mamma poi quale ti piace e te lo fai preparare. Va bene? Va bene. Allora ti mando un grandissimo bacio e continuate a seguirci, ok? Ciao. Ciao.
Ciao. Ciao, grazie.